l'ente GIFAP è un ente di formazione storico che gestisce, avvia e gestisce percorsi formativi che sono rivolti sia ad adulti che intendono ottenere una qualifica professionale direttamente spendibile nel mercato del lavoro come estetista, acconciatore, ma anche a percorsi, si rivolge a percorsi a giovani che intraprendono percorsi formativi e alternativi alla scuola come percorsi dell'obbligo formativo, anche qui con una qualifica direttamente spendibile sul mercato del lavoro. Abbiamo percorsi come pasticcere, come acconciatore, estetista professionale. È un ente che è attento alle esigenze anche degli studenti e vuole soprattutto consentire loro di esprimersi e di esprimere i loro talenti. L'ente si avvale di figure specialistiche come la figura dell'orientatore che guida gli studenti, che guida anzi l'utente che vuole iscriversi ad un percorso formativo attraverso il servizio di orientamento, definisce un obiettivo e cerca di intraprendere il percorso che è più affine alle proprie aspettative, alle proprie caratteristiche personali, con un servizio che sia in entrata che in itinere e in uscita all'interno dei percorsi formativi. E il CIFAP diventa così uno strumento a servizio dei giovani soprattutto perché possano ottenere quello che realmente può essere una qualifica professionale spendibile sul mercato del lavoro. Nasce la seconda sede del CIFAP a conferma che a Reggio si studia e si lavora bene. Sono centri di formazione, fa piacere che sorgano in condizioni diverse rispetto al passato, perché il grado di professionalità, le attrezzature che abbiamo riscontrato permettono a tanti giovani di forgiarsi e di essere attrezzati per affrontare nelle migliori condizioni il mondo del lavoro e il mercato del lavoro. Quindi fa grande piacere, un segno di una città che vuole crescere anche sotto questo profilo, e quindi la soddisfazione nostra anche da ex assessore alle attività produttive non può che essere significativa. Peraltro come regione stiamo facendo un grande sforzo in questa direzione per evitare formazione fine a se stessa, quindi non mirata, e questa credo che sia una delle dimostrazioni che la città può offrire. Quindi complimenti agli imprenditori che hanno messo in piedi questa splendida struttura. È una struttura importante, finalmente un centro di formazione che si può chiamare tale. Una bella struttura, un investimento importante, quindi il CIFAP che regala alla città una struttura del genere, che devo dire rientra anche sicuramente nei piani dei titolari, di Franco Labbate e degli altri, che con tanta passione, con tanta dedizione, in più di 20 anni di attività sono riusciti a dare alla città veramente una risposta importante lavorativa, perché chi fa formazione professionale prepara i nostri ragazzi, i nostri giovani ad una prospettiva di lavoro importante nei vari campi. E quindi questa struttura, questa sera che si inaugura, risponde a queste esigenze di una città moderna che vuole crescere, che vuole avere certamente qualcosa da dire nei diversi campi della formazione professionale.